canestro di una rete incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco. È finita così, è finita. Non c'è fallo, è finita. Appassionati di pallamano, siamo tornati. Io sono Matteo Aldamonte e questo è Handball Talk, il podcast in cui parliamo di pallamano. Subito un saluto al mio compagno di viaggio, a Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ben trovato e ciao a tutti. Gigi, per affinità di ruolo devi presentare tu l'ospite di oggi. Beh sì, vabbè, è sempre un piacere condividere gli spazi con qualcuno che ha condiviso e condivide con te quelli che sono le gioie e dolori del ruolo più bello del mondo, cioè quello del portiere. È con immenso piacere che presento uno dei migliori portieri del campionato italiano, Ivan Ilić. Ciao Matteo, ciao Gigi, buonasera a tutti. Ciao Ivan, come stai? Mi hai fatto ridere tanto con questa bellissima introduzione. poi oggi sono in minoranza, quindi indubbiamente il portiere è il ruolo più bello del mondo, non posso dire il contrario. Ecco. Confermo pienamente, d'accordo. Senti, darei subito uno sguardo a quello che è successo, subito uno sguardo al campionato, perché voi eravate protagonisti insieme a Sassari e a Siena di una delle due partite principali. Voi avete giocato in casa di Bressanone, avete vinto di misura, lo dicevi con Pierluigi a microfoni spenti, partita da veri uomini, insomma, 23-22, vittoria in trasferta di misura, un campo, poi Bressanone è sempre un campo difficilissimo. Esatto, la seconda giornata ha riservato, diciamo, queste due partite molto importanti e diciamo che il campo ne è stato davvero la conferma. La partita di Brixen è durissima, come ben sappiamo è un campo ostico, ma allo stesso tempo bellissimo da giocare, e credo che Gigi ne sa qualcosa. Sì. È stata una partita dura, bella da vedere, con due squadre che hanno lottato fino all'ultimo per portarsi a casa i due punti fondamentali in questa corsa allo scudetto in formula molto molto particolare. E sarà una lunga battaglia fino alla fine, secondo me. Gigi, l'avevamo detto. Punteggio basso. Sì, scusami, vai. Punteggio basso, due squadre dure, correttissime ma dure, ed è stata davvero bella. Gigi, l'avevamo detto anche l'altra volta, no? Presentando un po' la stagione, non c'è più tanto. Non ci sono calcoli, anche due punti della seconda giornata sono due punti che poi in uno scontro diretto così pesano alla fine. Ma sì, sono punti importanti, sono punti che comunque possono già spostare gli equilibri, dove squadre favorite si ritrovano già a rincorrere, è assolutamente prematuro, solamente quattro punti in palio, solamente due giornate, però ci sono state queste tre vittorie in trasferta, no? Nell'ultima giornata, che è sinonimo dell'equilibrio, del fatto che tutto è possibile. Quindi vedere un Bolzano che vince a Fondi, un Sassari che va a vincere a Siena e un Cassano che vince al fotofinish a Brixen dà il termometro di quanto è bello questo campionato e di quanto di come tutto possa succedere, no? Ivan, ti devo subito toccare sul punto vivo, a parte che tu sei uno dei veterani, quindi insomma, la tua parola vale un attimino meno di quella dell'allenatore, perché quella dell'allenatore supera sempre le altre, però il tuo parere conta parecchio. Kolec, in un'intervista la settimana scorsa, dopo la partita che avete vinto in casa contro Siracusa, ha detto, quando gli hanno chiesto qual è l'obiettivo, lui ha detto, beh, fare meglio degli anni scorsi, quindi vincere lo scudetto, vincere il campionato. È l'anno buono? Ve lo sentite addosso? È sempre l'anno buono, io la penso così. Da veterano la devo pensare così, perché non so quanti anni ancora posso avere ad alto livello, ma sono pienamente d'accordo con lui. Già l'anno scorso eravamo ancora in corsa per il trofeo più ambito, ma alla fine diciamo che siamo stati interrotti sul più bello. Quest'anno speriamo di potercelo giocare fino alla fine per vari motivi, ma noi ci crediamo e dobbiamo crederci tutti, dal primo all'ultimo.
Gigi, è l'anno buono per chi? Ma guarda, non iniziamo a fare questa cosa, perché lo sai che poi non mi trascinerai dentro questo vortice. Io me la sono scampata molto bene. Tutti in modo diplomatico. Sì. Può essere l'anno buono per molte squadre. Vediamo come riusciranno a mantenere questa competizione di sabato dopo sabato e questa si riesce ad interpretare un campionato che è cambiato nella sua formula e che quindi tutti sanno quanto sono importanti, forse quest'anno più degli altri anni è importante veramente la classica frase fatta, no? Partita dopo partita, ma già a partire, scusate il gioco di parole, da settembre, quindi già da adesso sono punti che si possono definire pesanti e ogni punto è molto importante. E quindi insomma niente, è un campionato avvincente, è un campionato che anche con le tre retrocessioni ci sarà bagarre sia in coda che in testa. E poi volevo sottolineare, come giustamente avete ricordato voi, come il Cassano Magnago quest'anno più che mai è una tra le favorite, perché negli ultimi tre anni si è meritata, si è costruita sul campo il titolo di certezza. Cioè il Cassano è una squadra concreta, è una certezza, non è più una promessa, non è più una sorpresa, ma è una squadra solida che è riuscita a mantenere i suoi giocatori più importanti, a farli crescere, ed è una società appetibile anche per chi vuol provare a vincere, e l'ha dimostrato, lo sta dimostrando, e sono certo che sarà lì con il naso davanti o quantomeno nelle prime posizioni per tutto l'arco del campionato. Ivan, c'è una squadra che, correggimi se sbaglio, avete incrociato diverse volte nei passaggi chiave di maturità del Cassano Magnago da quando siete considerati una delle grandi, che è il Bolzano. Mi viene in mente la semifinale di due anni fa, semifinale Scudetto, correggimi se sbaglio, e forse anche l'anno scorso in Coppa Italia, giusto? È vero, è vero. Come li vedi loro? Loro sono cambiati tanto. Hanno cambiato tanti giocatori. Come li vedi quest'anno? Perché direi, guardando un po' il quadro, no, delle squadre che hanno un po' dominato gli ultimi anni, l'anno scorso ha decretato un pochettino, anche per una serie di cambi, di novità, un leggero rallentamento di Fasano. Quindi è rimasta Bolzano, che ha continuato a vincere. Ovviamente l'anno scorso non ha vinto nessuno. E poi c'è Cassano Magnago. E poi le altre sono un po', chiamiamole new entry, perché Siena, Sassari, certo c'è Conversano che è sempre una piazza storica, però inizierei ad analizzare Bolzano, che conoscete particolarmente bene perché va buttato fuori in un paio d'occasioni importanti. Vero, verissimo, ci siamo affrontati in varie occasioni, diciamo che il risultato finale ha mostrato la loro supremazia in certi frangenti, magari proprio nella panchina più lunga, o magari proprio nella esperienza di giocare queste partite importanti, perché alle spalle ne hanno tanti come loro giocatori principali, vedasi Turković, Porcic, eccetera eccetera. Adesso hanno cambiato un po' il roster, ma rimarrà sempre una delle squadre più toste da battere, proprio per questa loro esperienza, sì, per queste loro partite fatte e scudetti cuciti sulla maglia che difficilmente molleranno. Hanno cambiato tanto, è vero, però sarà molto dura, sarà sempre molto dura per tutti, e insieme a loro vedrei come nominavi tu benissimo il Sassari, una delle favorite, Conversano che è cambiato tantissimo, idem. Insomma, un campionato molto avvincente grazie ai partecipanti, perché appunto quest'anno sono più squadre, a una campagna acquisti incredibile da quasi tutte le società, perché davvero, davvero incredibile, come mai quest'anno davvero. Ci sono stati movimenti sul mercato che non si vedevano dai tempi, e sarà un bel campionato avvincente. Le protagoniste saranno bene o male quelle nominate prima. E non dimentichiamoci neanche il Siena, perché il Siena è vero che ha solo un punto, è vero che viene da una vittoria, una sconfitta, però io credo che possa
e riuscirà ad entrare in ritmo e riuscirà a far girare bene i numerosi giocatori di qualità che ha nel suo roster. Quindi ci si deve guardare un po' le spalle da diverse direzioni, cioè ci sono tante formazioni in grado di poter dire la propria in questo campionato, eh? Ed è questo il bello proprio, secondo me. Certo, Bressanone, cioè ognuna ha la possibilità di poter competere nelle zone alte e di poter dire la sua. Intanto Gigi, ti chiamo in causa perché lo conosci bene. Bolzano cambia tanto, ma poi Turković ne fa sempre 11 sabato, eh? Certo, assolutamente, assolutamente. Infatti io mi divertivo a guardare anche i tabellini, no? E quasi in ogni squadra c'è un top scorer da 10 gol, qualcuno che mette la freccia, si mette la squadra sulle spalle e va più avanti di tutti. E molto spesso sono anche, tra virgolette, gli stranieri o di chi ne fa le veci. Guarda caso, però, a noi che ci piacciono le curiosità, se tu guardi in casa Cassano, non ha segnato neanche uno straniero, tutti giocatori italiani e tutti quanti più o meno con le stesse cifre. Cioè, quindi Bortoli 5, Fantinato 5, Possamai 6, Saitta 2, Bassanese 1 e Dorio 4. Cioè, per dirti, sono tutti ragazzi italiani che erano delle scommesse fino a qualche tempo fa e che adesso ognuno porta il proprio contributo quasi equivalente rispetto agli altri. Quindi proprio c'è una coralità, c'è una struttura, c'è una capacità di segnare che è assolutamente invidiabile. È vero, no? Ivan, su questo in effetti avrei voluto approfondire, facevo caso, no, al fatto che sono due partite in cui Moretti, che non sta bene, che è probabilmente il vostro giocatore principale, se non altro per esperienza con la maglia della nazionale, non fa gol, ed è un giocatore che va assicurato tanti gol, però sabato ne ha fatti 5 Possamai, insomma è un organico che poi i giovani sono venuti su benissimo, è un organico effettivamente molto completo quello di Cassano. È un organico completo, sì, diciamo che negli anni si è investito tanto sui ragazzi del vivaio, i risultati pian pianino stanno uscendo. Nonostante le descrizioni di Moretti, Iballi e Mazza stesso, parliamo di tre giocatori, sì, che giocherebbero in qualsiasi squadra di questo campionato da titolari, siamo riusciti a portare a casa una vittoria che è il risultato della forza del gruppo. Proprio i numeri che poco anzi Gigi nominava sono la vera e propria forza del Cassano: la varietà, la bravura dei giovani che stanno uscendo bene. Proprio qualche giorno fa parlavo con un altro dei miei compagni storici per anzianità, Shishi, nonché la colonna portante della difesa, dicendo che comunque i ragazzi hanno un anno in più alle spalle, un anno in più di pallamano giocata ad alto livello, un anno in più di fisicità, di confronti, di partite, di minuti nelle gambe, come si suol dire, e questo secondo me pian pianino sta uscendo. Indubbiamente sì, assolutamente. Gigi, immagino tu sia d'accordo, lo ricordavi proprio tu, ecco, questo equilibrio di organico. Sì, questa portare avanti la forza del gruppo, uso le parole di Ivan, è vero, il Cassano ha sempre puntato sul gruppo e lo sta dimostrando, quindi dove tutti sono utili ma nessuno è indispensabile, ed è dimostrato dai gol, ed è dimostrato dai fatti. Quindi riescono a supplire anche carenze e mancanze importanti con una maturità tipica delle squadre di altissimo livello. Allora, prima di salutare Ivano, avrei un'ultima domanda. Intanto, approfondendo le partite, direi, prima ci fermiamo insieme un attimo, ascoltiamo sia Passino che Dumnic dopo la partita vinta dal Sassari contro Siena e poi torniamo a parlarne insieme. Oggi non abbiamo giocato molto bene difesa, abbiamo giocato molto individuale, non abbiamo aiutato, mancata grinta e collaborazione in difesa, purtroppo abbiamo pagato questo. Poi anche in attacco abbiamo avuto spesso troppa fretta, qualche tiro forzato, palle perse, troppe palle perse per una partita così. Noi siamo venuti qui
purtroppo dopo aver fatto un mezzo passo falso in casa, e sicuramente avevamo da costruire l'aspetto psicologico, l'approccio alla partita, che peraltro a me è piaciuto molto. Abbiamo controllato abbastanza, abbiamo sedimentato i vantaggi piano piano. Eccoci di nuovo. Allora, vi aspettavate intanto la vittoria in trasferta di Sassari, e se sì, quanto impiegherà Siena a metabolizzare la pallamano di Dumnic, che è una pallamano brillante, ma è una pallamano che deve entrare sotto la pelle dei giocatori probabilmente. Decidete chi inizia prima. Vai Ivan. Sassari è sulla carta la squadra che si è mossa di più su questo mercato, ma come tale credo che abbia bisogno anche di tempo per far maturare tutti i meccanismi, perfezionare quella macchina, diciamo, perfetta che loro cercheranno di diventare nell'arco di questa stagione. Non mi sorprende la loro vittoria a Siena, ad essere sincero, anche se Siena altrettanto si è mossa molto bene, portando alcuni giocatori esperti dalla propria parte, però reputo organico di Sassari un pelino più completo, la panchina un po' più lunga, e non a caso, diciamo, la loro vittoria non mi ha sorpreso più di tanto. Il lavoro di Dumnic è eccezionale sicuramente con i ragazzi che ha di fronte, l'esperienza di Marocchi e di Gaeta appena sarà disponibile si faranno sentire, e sono sicuro che anche Siena sarà un campo durissimo per tutte le squadre di questo campionato. Gigi. Sì, assolutamente sono d'accordo con Ivan. Il Sassari è meno nuova di Siena, quindi ha probabilmente dimostrato una compattezza e un automatismo un po' più collaudato, ed è questo che magari l'ha aiutata ad arrivare a questa importantissima vittoria in trasferta in un campo che sarà, secondo me, tra i più difficili di qui a poco, tra i più difficili di questo campionato italiano. Spiccano chiaramente gli 8 gol di Bruno Brzic, che chiaramente è un giocatore che fa della furbizia, della scaltrezza, la sua dote fondamentale, e quindi su un asse di giocatori già collaudato, quindi Brzic, Stabellini, sono riusciti a costruire poi una vittoria importante contro una squadra che ancora, come diceva Ivan, non è al pieno delle proprie potenzialità ed è ancora sottotono. La vedremo alla lunga, Vedremo, assolutamente sì. Il lavoro, naturalmente, col passare delle settimane porterà le squadre al migliore stato di forma. C'è stato un valzer di mercato importante, un valzer anche di portieri. Anche questa è una domanda per tutti e due. Fovio, che è tornato a Fasano, Kipulski, il portiere polacco preso dal Sassari, a Siena Pavani, Ermone Sabolzano, insomma tanti movimenti anche per quanto riguarda i vostri colleghi. Ivan, ce n'è uno a San Paolo Bressanone, perdon. Ecco, stavo per dirlo anche io. Esatto, anch'io. Scusate, non vi arrabbiate. Ivan, ce n'è uno che quando ci giochi il sabato contro dici, mamma mia, quello è un guaio sta settimana a giocarci contro. Uno in particolare. Sinceramente no, perché essendo portiere non sono io quello ad essere preoccupato. Ah beh, certo, questo sì. A parte scherzi, è sempre un piacere. Personalmente lo trovo come una sfida ancora superiore, ulteriore, di alzare l'asticella e il livello, e di conseguenza mi piace tanto giocare contro le squadre che hanno portieri forti. Gigi, ci si fa caso o si vive di vita propria? Cioè, se l'altro di là para con, non lo so, 40%, 45%, cioè, che sai, fa il partitone, ci si fa caso dalla propria porta o no? Ma ci si fa caso. Ci si fa caso semplicemente perché si vede la propria squadra ad avere difficoltà a far gol, quindi non puoi non farci caso, no? Avere dall'altra parte del campo un portiere che è particolarmente ispirato è comunque un problema, ma non nell'ottica del io contro di te. Non è solamente un discorso di sfida personale, come per dire tu stai facendo bella figura, quindi anch'io devo essere all'altezza, ma semplicemente nell'ottica di un gioco di squadra. Quindi ci si fa caso come si fa caso ad un terzino che fa 10 gol. Ecco, quindi
Sì, non, e poi chiaramente un portiere particolarmente ispirato è uno che riesce a cambiare gli equilibri e l'inerzia del match. Indubbiamente sì. Bene, io lascerei intanto andare Ivan e poi Gigi io e te completiamo la parte finale dove chiacchieriamo anche un po' di campionato di Serie A Beretta femminile. Ivan, grazie e buon prosieguo di stagione naturalmente. Grazie a voi ragazzi, grazie per l'invito. Ciao Ivan. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Gigi. Ciao Matteo. Gigi, torniamo uno contro uno, o anzi uno con l'altro, dai, diciamo uno sì, con l'altro. Esatto, uno insieme all'altro. Uno insieme all'altro. Lo facciamo per parlare per in questa coda di puntata, poi la prossima settimana naturalmente lo approfondiremo in maniera sicuramente più massiccia, il campionato femminile, la Serie A Beretta femminile che ha preso il via, si è giocata la prima giornata, un campionato a 13 squadre con ben 5 formazioni neopromosse, risultati che hanno confermato innanzitutto il buono stato di forma di Bressanone, di Oderzo e di Salerno, che sono le squadre che hanno un po' dominato l'anno scorso. Prima vittoria storica da debuttante delle Guerriere Malo, ha vinto anche Mestrino, pareggio invece tra Erice e Ariosto Ferrara col punteggio di 21-21, ovviamente tutto ancora in divenire, tutto da vedere, la classifica non esiste di fatto, però un campionato con 5 squadre nuove è una cosa particolarmente, no, inusuale da vedere, quindi sicuramente si rimescolano un po' gli equilibri, soprattutto se c'è chi ha fatto tra queste 5 un mercato anche piuttosto impattante. Vedi l'Erice ad esempio? Sì, comunque ci sono 5 squadre nuove, 5 punti interrogativi, 5 società che sicuramente vorranno ben figurare. Si è arrivati ai nastri di partenza dove si sono rispettate quelle che erano le aspettative probabilmente. Anche quest'anno la squadra da battere a mio avviso sarà la Iomi Salerno e poi insomma voglio dire fino a prova contraria il Brixen sul Tirol è la squadra che più di tutte in questi anni ha dimostrato anche ottime cose, ha fatto vedere ottime cose, ha fatto vedere un ottimo stato di forma, una squadra che è cresciuta tanto, che con alla guida del Mister Nessing ha creato una solidità importante soprattutto nella fase difensiva e quindi insomma queste due sono su tutte le squadre attenzionate. Per il resto vedremo chi si meriterà gli onori della ribalta e gli onori della cronaca, perché credo che anche questo è un campionato affollato, un campionato pieno di squadre che potranno dire la loro. Vedremo quello che succederà, chiaramente al momento è tutto troppo prematuro. Peraltro Bressanone ha debuttato in maniera molto molto positiva nella vittoria larga 33-18 contro Nuoro, Sofia Ghilardi che ritornava nel campionato italiano dopo l'esperienza in Spagna, è stata intervistata al termine della gara, ascoltiamo un frammento poi torniamo qua e ci salutiamo. Sì, sono molto contenta di com'è andata, sia di squadra principalmente che personalmente, perché ci tengo sempre a dare il mio e poter dire quanto valgo, provarci. Siamo contente, è stata una partita abbastanza semplice, diciamo abbiamo lavorato 2 mesi e niente, per iniziare con una bella vittoria e continuare così, speriamo di continuare così. E insomma, naturalmente vedremo con il proseguo di stagione Serie A Beretta maschile e femminile, vedremo che cosa succederà, tutte le gare, lo ricordo, sono in diretta su Eleven Sports. Tu inizi invece, devi aspettare ancora un po' Gigi, no? La 2 parte sabato ma non il tuo girone. Con il mio girone noi inizieremo il 10 di ottobre, dobbiamo aspettare ancora un po', quindi c'è ancora tanto da sudare e si inizia a fremere, no? Perché la voglia di entrare in campo, a far sul serio è tantissima, soprattutto nel momento in cui si vede che il 90% delle squadre hanno iniziato o stanno per farlo, certo. Quindi si vive con fermento questa trepidante attesa. Atteggiamento assolutamente comprensibile visti i tuoi 22 anni, no? La voglia di stare... Sì, c'è questa voglia particolarmente adolescenziale che comunque al di là delle battute purtroppo, anzi no, io dico per fortuna, non mi ha mai abbandonato, quindi l'adrenalina, poi magari il fisico risponde un po' più in ritardo, però di adrenalina e di voglia di poter entrare in campo, fidati che è identica a quella degli altri anni. Mi fido, non ho ancora conosciuto nella pallamano italiana qualcuno che non si fidi di te.
quindi mi fido. Bene, bene. Pallamano italiana e anche oltre. Sì, è vero. Ma grazie. Grazie, Gigi. Ci sentiamo la settimana prossima. Un abbraccio Matteo, alla prossima, un abbraccio a tutti. E naturalmente grazie a tutti voi che avete scelto di ascoltare Handball Talk su Spotify, sui social media, un po' dove volete, siamo dappertutto. Buona pallamano a tutti, alla prossima, ciao. Il tiro è un gol pazzesco sulla rete, incredibile! Coniglio tirato fuori dal cilindro! Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!